Ridefinire e perfezionare la presa in carico del paziente con fratture pelviche partendo dal primo soccorso svolto dagli operatori del 118. Ne hanno discusso ad Avellino chirurghi, anestesisti, ortopedici, neurochirurghi e radiologi provenienti da tutta Italia al convegno promosso dall'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati. La seconda edizione di Irpinia Trauma Forum, organizzata dal primario di ortopedia e traumatologia Antonio Medici, ha coinvolto anche i direttori generali e sanitari dell'azienda ospedaliera e delle ASL di Avellino al fine di illustrare le criticità e le proposte di miglioramento dei percorsi locali dedicati all'emergenza-urgenza. Tutte le reti tempo dipendenti elaborate dalla Regione devono per forza vedere un'integrazione tra aziende ospedaliere e ASL, se no è un'assistenza monca che noi offriamo alle persone. Il rapporto con il territorio diventa fondamentale in un percorso in cui c'è l'identificazione del paziente, la stabilizzazione e ovviamente il trasferimento in un centro che ha tutte le possibilità e le specialità per poter intervenire, che in questo caso, e lo dimostra il convegno di oggi, ci sono specialità di notevoli, diciamo, come dire, importanza e anche numerose, perché in effetti c'è il radiologo, c'è il neurochirurgo, c'è l'ortopedico, il radiologo vascolare e quindi in questo caso l'anestesista, quindi dobbiamo essere pronti con un team che intervenga in modo efficace al momento opportuno. Prima dottore ha parlato di percentuali preoccupanti di vittime. Le vittime sugli incidenti stradali possono raggiungere anche percentuali molto alte, il trauma pelvico nello specifico è probabilmente lo spauracchio da questo punto di vista, percentuali che possono arrivare anche al 40%, 50% dei traumi maggiori possono essere associati a grosse morbidità e soprattutto, diciamo, a decessi importanti. La finalità di questi incontri è proprio creare questi circoli virtuosi,